Sopravvissuti, bentornati sul canale. Siamo di nuovo su Project Zomboid. Eravamo rimasti col nostro Icaro e Ian, fuggiti di corsa da la cittadina a bordo del pick-up qua. Allora, ho ragionato un pochino, ho letto i commenti che mi avete scritto e ho deciso che la base non la costruiremo da zero, o perlomeno non del tutto. Prenderemo una zona, una base già esistente, ma badate bene perché non sarà una delle zone super safe del gioco, perché sapete quanto io odio le zone super safe perché non mi diverto. E quindi andremo qui a Moldrow, esattamente alla, non riesco, eccolo qua, al baretto. Qua è pieno di alberi, di cose, quindi riusciremo anche in fretta a costruire. Poi ci aiuteranno gli NPC, quantomeno per la raccolta delle risorse. Li metto a raccogliere tutta legna. Faremo un bel muro e poi costruiremo tutto quello che ci serve, il laboratorio, insomma, tante belle cosette. Mo', il viaggio non sarà particolarmente breve. Ho visto un pochino la mappa, non mi conviene passare esterno, mi conviene piuttosto passare qui dentro, sono un po' di curve, ma poi arrivato qua è praticamente tutta dritta fino a Moldrow e quindi ci mettiamo in cammino. Prima però di... Ian era sparito. Prima però di iniziare a raccogliere risorse, a prenderle. Intanto fatemi spostare. Prima di partire, prima di andare verso Moldrow e di iniziare il viaggio, una cosa importante, ragazzi. Allora, settimana prossima uscirà l'ultimo episodio della serie RP su Zomboid, che sto facendo insieme a Gonzo, insieme a tutti i ragazzi, a Deep e tutti gli altri. Allora, per l'ultimo episodio ci sarà un evento. Infatti l'episodio non uscirà lunedì sera, ma uscirà martedì in live alle 21. Ci sarò io e ci saranno tutti i ragazzi che hanno giocato insieme a me. Vedremo insieme l'ultimo episodio. Loro non l'hanno ancora visto montato. Vedremo tutti insieme l'ultimo episodio, poi lo commenteremo, insomma, chiacchiereremo, se divertiamo. Badate bene, perché una volta finita la live non verrà ricaricata. Non sarà disponibile. Quindi chi verrà, chi parteciperà all'evento, godrà dell'evento live insieme a noi. Altrimenti mercoledì esce l'episodio normale, mercoledì sera, e chi non può partecipare lo vede là. Però volevamo fare un evento pensato tutti insieme, però è un po' esclusivo, un po' particolare. Quindi vi aspetto martedì sera, ore 21, mi raccomando, non mancate, tanto poi vi aggiornerò meglio. Detto ciò, partiamo. Allora, vediamo un po', io devo un attimino vedere come stiamo messi. Ci abbiamo queste tre taniche di benzina, ma purtroppo sono tutte e tre vuote. Se non sbaglio, la corrente c'è ancora. Non mi ricordo, ci dovrebbe essere ancora. Di conseguenza ci dovrebbe essere ancora quindi la possibilità di prendere la benza. Allora, intanto leviamo un po' di cose che non servono, le buttiamo a terra e carichiamo invece il veicolo di cose più necessarie, ecco. Allora, la benzina purtroppo è veramente poca. Veramente, veramente poca. Quindi devo un attimino ragionare sul che direzione prendere. Che se non ricordo male, io me l'ero segnato un benzinaio, o no? Qua giù c'è il benzinaio, dobbiamo andarci, signori. Per forza. Per forza. Ah, disattiviamo il PvP, che non sia mai che poi in combattimento meniamo Ian. Andiamo a recuperare la benzina, raga, perché senza a Moldrow non ci arriviamo. Una cosa però io voglio vedere. Corazziamo il nostro Ian. Se tanto me dà tanto, allora corazziamo il nostro Ian come noi, così lo rendiamo più, no? Più ignorante. Ah, ecco fatto. Mossi. Mossi, che stiamo diventando un plotone. Ok. Direzione benzinaio, abbiamo detto che fa un po' di rifornimento. Prepariamoci perché ci saranno zombie in ogni dove. Ci abbiamo la bellezza di 4 taniche di benzina. Quindi
Io non mi ricordo se c'è la corrente. Piccola premessa, eh. Io non ricordo se c'è la corrente. Se non c'è. Un cavolo è tutt'uno che sta andando al benzinaio. Quindi prima di arrivare al benzinaio, facciamo una deviazione. Qua c'è una casa. Vediamo se c'è energia elettrica. Perché se non c'è l'energia. Non c'ho neanche il generatore, quindi. Non si fa nulla. Bene. 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 Piano B. Qual è? Dobbiamo cercare benzina in giro, se no a Moldro ci arriviamo. E siamo stati. Avete capito? Allora. Dobbiamo cercare benza. Anche volendo. Allora, andare in giro col furgone così significa praticamente sprecare la benzina come se non ci fosse un domani. Quindi, mettiamo una tanica. Sì, tutte vuote. Vediamo un paio, va. Ne abbiamo tre. Ne abbiamo due. Ne abbiamo due. Prendiamo due taniche. Perché c'è la tavola qua? Abbiamo due taniche e vediamo un po' se siamo fortunati. Oh! Un fucile. Madonna! Armato fino ai denti questo. Così. Tanto ce n'ho pochi dei fucili. Vai Ian, faccio vedere. Sta macchina è probabilmente senza benzina. Queste mi sa che le avevo già. Mi sa che queste le avevo già ispezionate. Questa proprio io. Anche se non ricordo di sto posto. Ma scusa, ma non me ne ero accorto, ma questa è la centrale di polizia. Qui io un'occhiatina dentro la darei, eh. Ian, c'è la finestra. Può diventare la finestra. Allora, riempi bottiglia d'acqua. Vai così. Vado da qualche parte. Eccola qua. Urca. Indossa. Quest'altro glielo diamo a Ian. Munizioni. La giacchetta. No. Ok. Poca roba, ma. Va bene. Va bene. Andiamolo a posare in macchina. Che so, no, ho appesantito di più. Voglio vedere di qua. Sicuro che qualcosa di utile la troviamo. Dove sta il fucile? Allora. Una sistemata che sennò qua non c'entra più niente. Zombie Ian, pensaci tu per favore. Grazie. Sta roba mettiamo qui. Ok, pure quest'altra roba la mettiamo qua perché non mi serve. La fai? Bello Ian, mamma mia che grande. Ian è potentissimo. Allora, andiamo a piedi qua, lasciamo un attimo la macchina e andiamo a piedi. Ian ci stai? Sì. Mi stai un po' più vicino però. Se lo fa? Te lo posso chiedere? Opzione sopravvissuto, no. Ordina non c'è. Dai un ordine. No. Boh. Sì, signore. Beh, nemmeno a di. Oh! Ian. La manina, grazie.
Dico, nemmeno di... Se mai trovo un generatore perché tanto non lo saprei accendere. Quindi è inutile. Finestra. Or quasi, vabbè. Dai, dammi un po' di benzina, macchinina rossa. Por favor. Benza mi sa che non ce n'è. Benza mi sa che non ce n'è. Se no mi dice la pialla. Infatti, senza carburante. Tanichella vuota. Ce la prendiamo. Sto morendo di fame comunque io. Poi entro qua dentro a vedere se c'è del cibo. E vai giù. Come fate a buttarlo giù? Accettate. Faccio così. La cucina. Dai, dai, che magari qua qualcosa si trova, Ian, su. Dobbiamo essere fiduciosi. Ecco, appunto. Ci avranno una dispensa, no? Margarina, ma gli è niente. Ma sì. Ci sarà una dispensa, Ian. Ci sarà una dispensa. No? Solo riviste? Stanco. Ok, qua ce n'è un'altra. Niente cibo. Ah, trappola per topi, questa la prendiamo. Dai, 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 dai. Allora, una sega ce l'abbiamo già. L'into al cemento non mi serve. L'altra sega ce l'abbiamo. Il coso per... No, tutta roba assolutamente inutile al momento. Un bagno. Beviamo. E riempiamo bottiglia. Ian, scostati. Questo bagno. Nulla. Veramente? Cioè, non c'ha un magazzino, sto posto, qualcosa. Ian, lascia perdere quello zombie e vieni qua. Questo qui è parte, non lo conoscessi. Andiamosene, dai. Io qualcosa da mangiare ce l'ho, però, eh. C'è il mais in scatola. Meglio è niente. Mangiamo questo. Tutto. C'è una fame allucinante. Ok. Allora. Un altro veicolo. Un altro veicolo. Vediamo un po' se riesce a combinare qualcosa di buono. Eccolo, l'ennesimo zombie con la spada nella schiena, che sarà un coltello da burro. Sembra un macete visto così, ma sembra sempre un macete. Coltello da caccia? Ah. Sì, al posto del cacciavite. Cacciavite, lo vedremo qua. Ok.
Dai, fammi la magia. Niente, oh. Tutte senza benzina ste macchine, signori. È un bel problema questo, eh. Non so, io non so come spostarmi. Non so veramente come spostarmi. E non ci avevo pensato. Mappa di Luis, vabbè, mappe non mi servono a niente. Aspetta. Tu, macchina, che mi racconti? Oh, sì. Mo, non sarà tantissimo, probabilmente, ma va bene così, raga. Oddio. Ce n'ha ancora? Vai! Vai! Sì! Sì! Va benissimo! Va benissimo! Tre taniche! Ma quanta cazzarola di benzina c'ha sta macchina, oh! Ma... Stupe, fantastica. E magari ce n'ha ancora? Non lo so. Non avendo altre taniche vuote, non posso vederlo. No, madonna, sta macchina stava pure una bestia. Qui devo rompere il finestrino. Sicuro dentro a sta macchina ci troviamo qualcosa di buono. No. Ian, vediamo un po' che qua c'è qualcosina. Oh. Allora, Ian, vieni un attimo qua. Reggi tu un paio di taniche. Cortesemente. Tieni. Una e due. Così. Fammi prendere l'altra tanica. Fammi vedere tante volte. Usciamo, riempi pure la quarta. No. Ok, allora io direi a sto punto fermiamoci a dormire qua con Ian. Ci chiudiamo qua dentro. Il magazzino che non trovevo. Muy bien. È qualcosa di buono? O quasi. Sacco dei semi. Oh, buono. Ian, vieni qua. Allora, io devo vedere una cosa. Perché ha omesso la fame anche a gli amici. Gli amici NPC. Quindi, se io vado su... vediamo un po'. Visita. Potrebbe far vedere... No, non mi dice nulla. Ayan, dove cazzo allora vai? Visita, parla di un ordine, cambia nome, guarda le info. Fame 0, siete 0, morale 100, sanità 100, noia 0. Ah. Meglio così. Magno solo io. Ayan, vieni qua. Oh. Mangio io, mangiamo metà. Buonanotte. Ok. Allora. Recuperiamo il recuperabile, la nostra bella robina, tipo il sacco a pelo, e ce ne andiamo. Mo, andiamo subito a mettere la benzina dentro alla nostra bella macchina. E ce ne andiamo da qua. Scusa, Ian. Namo. Namo. Però aspetta, c'è un altro sacco di piselli che voglio via. Questo è cibo importante. Lasciarlo qui sarebbe una follia, ma dove lo metto?
Peserà una marea, ma ci farà affrontare meglio il viaggio. Nemmeno troppo. Andiamo. Ian, andiamo. Carichiamo la macchina e si parte verso Moldrow. Ian è inquietante perché camminando, non correndo, camminando, mi sta sempre dietro. Tipo Michael Myers di Halloween, che cammina sempre ma sta sempre dietro alle vittime, non si sa. E quelli corrono come a dannati. Mistero. Allora. Oh cazzarola. Ian, occhio, sono una cifra. Ma qui urge cambiarmi. Chiama la lancia. E famo piazza puli. Tra l'altro, devo riattivare il contornino verde degli zombie che l'avevo tolto per l'RP. Io non vedo Ian, eccolo lì. Oh! Buono. Così. Ho visto un fucile qua per terra, però penso che lo lasciamo là. Allora. Meno di mezzo serbatoio, ma veramente. Pensavo chissà quant'era la benzina, ma in realtà era veramente poca. Ste taniche non contengono tantissimo, eh. Mi ricordavo contenessero un po' di più. Vabbè, poco male, oh. Va bene. Mezzo serbatoio. Dovremmo riuscire tranquillamente, tra virgolette, adesso arriva a West Point. Mo' qui tra un po' io dovrei beccare la curva e mi porta giù. Giusto? Vero? Eh sì, eccola. Ma è tutta dritta fino a Moldro, eh. Bene o male. Ed eccoci in città. Siamo arrivati a Moldro. Allora, andiamo tutto. Madonna, quanti so. Andiamo tutto esterno perché tanto dobbiamo fare il giro di entrata sotto per andare al bar. Quindi si passa di qua. Occhio che distruggiamo il motore, eh. Potrei iniziare a cercare sopravvissuti con delle skill particolari, eh. Giuro, l'ho investito e non l'ho. Arca miseria, non l'avevo visto proprio quello di prima. Questo sì. Quello di prima no. Però se smettesse di piovere. Devo fare raccoglitori di pioggia comunque. Tutto devo fare in realtà, non ci abbiamo niente. Eccolo. Non è nemmeno troppo ingorgato. Guarda lì, furgoni, cose. Io non penso mai nella vita ci siano. Ci sia benzina, però. Oh, ci sto. Che fai? Non ci provi? Pare brutto, no? Questo niente, questo niente. Però a vedere pure questo qui e poi ce ne andiamo. Sti camion magari contengono robetta. Vedi? Haha. Valenza. Non c'ho laghi là vicino. Anzi, dovremmo costruire poi una casetta per quando a pesca. Oh, ecco qua c'è benzina, perfetto. Nella zona dei laghi che sta più su, forse
costruiremo una sorta di piccolo capanno per pescare in santa pace, in tranquillità. Così che possiamo averci comunque degli altri approvvigionamenti di cibo. Aio. Sto pesanti però, eh. Sto a fa male, mi sto a fa. Però visto che ci sto, io caricherei tutto. Cioè proverei a prenderla tutta la benzina. L'hai aperto? Vabbè, magari ci torniamo, eh. Sappiamo che qua ci si può tornare perché forse altra benzina c'è. Mo' teliamo. Andiamo a casa. Sta full peso, non ci credo. Bene. Ma i carrelli l'ho messi, che non ho visto neanche uno fino a mo'. Speriamo di sì. Se non l'ho messi, ragazzi, sta partita se la famo senza carrelli, eh. Perché quelli se li vado ad aggiungere dopo, credo che non spawnano. Guarda qua. Ok. Dai che ci siamo, su. Da queste parti c'era pure la libreria, mi pare. Evitiamo gli scontri, cerchiamo di andarcene velocemente al bar. Col barozzo. Ci stanno pure un paio di macchine, che culo. Ok. Ah, è fatta, signori. Questa sarà casa nostra. Toccherà di sboscare come se non ci fosse un domani per far il muro. Muro ovviamente arriverà tipo così. Una cosa neanche troppo esagerata, eh. Arrivano gli zombie, amico mio. E altri stanno dentro. Mi sa che qui tocca un attimino fargli vedere chi comanda. Lo lanciamo se spacca pure. Ci siamo da questa parte. Dai, Ian. Menar le mani, su. Sto per manganello, eh. Ian sta usando l'accetta. Ah, ma quindi l'accetta Ian ce l'ha già. Buono. Buono. Così poi mi tagli gli alberi. Perché me l'ha gettata la lancia? Perché non c'avevo spazio nell'inventario. Vabbè. Famo fuori pure quei tre, cortesemente. E poi ci stanno quelli dentro casa. Pensa. Manda, il manganello fa veramente schifo come arma comunque. Ian, attento! Mamma mia! Come fa più a sti colpi, Ian? Ho visto morto. Questo è buono perché finché gli stiamo sopra noi non si alzano. Ok. Andiamo pulì dentro, va. Vieni dentro che c'è altra gente. Spero non alla finestra, no, forse è qui. No, è una finestra, ma non... Su. Oh! Porca miseria. Sì.
Ian, attento. Ian, occhio. Sempre paura che ce ne stanno mezza dozzina dentro a queste stanzette. Ok. Pulito? Finiti? Tutto ok? Controlliamo un attimo tutte le stanze perché abbiamo già pure le camere per dormire. Perfetto sto posto. Bagno. Buono, buono. Buono, buono. Che c'è qui dentro? Un cacchio. Tutto vuoto. Ok. Bene, mi fa piacere. C'è pure un frigorifero, ok. Bene, bene. Oh, un cavatappi. Che su Skyhill è l'arma migliore del gioco. Skyhill, tra l'altro, ragazzi, ho visto e vi è piaciuto. Il primo episodio, il che cos'è che è uscito ieri. Ieri? Sì. Sì, ieri. E usciranno altri episodi. Perché... perché invece sto a chiudere tantissimo. Ok. Allora, il bar è nostro, signori. Il bar è nostro. Mo, nel prossimo episodio ci sistemeremo al meglio. Sfonderemo tutti i tavoli, gli sgabelli, tutto quello che non serve. Poi vorrei un attimino fa mente locale, capire un secondo come muoverci. Vorrei andare a cercare almeno un altro paio di sopravvissuti da portare a casa. E poi inizieremo anche a costruire il muro, il perimetro, insomma, e quant'altro. Qua c'è una macchina, tra l'altro. Bene. Signori, noi ci vediamo alla prossima. Vi aspetto qua sotto nei commenti. Buona sopravvivenza a tutti. Ciao.